Thank you. Bentrovati amici telespettatori, questo appuntamento di Culturalmente Parlando lo dedichiamo ad una figura, un personaggio storico della nostra città di Crotone, il professor Daniele Paonessa. Eh, ama il nostro dialetto e, da, e dopo qualche anno, dobbiamo dire trascorso, è tornato nei nostri studi con la sua trasmissione, i Ditti e l'Antichi. Ma non è soltanto questo, lui ama anche parlare della storia della nostra città perché è innamorato di Crotone e ha scritto questo libro, Coriandoli, poi con un altro titolo anche dietro, Punto Interrogativo, che dedica ai crotonesi in particolare. Questo libro è sicuramente un pezzo di storia, dovremmo dire, professore Paonessa, perché lei racconta appunto la storia, qualche cosa della storia di Crotone. Cioè, in effetti è un dialogo tra me e quello che accade a Crotone. Cioè, certamente ci sarebbero molte cose da dire. Però in questa conversazione c'è della riflessione che viene prodotta dai sentimenti, viene prodotta dai cinque sensi e anche dal sesto. Cioè perché l'intuito molte volte che può essere positivo, se è, è, immediate, è immediatezza nel senso buono del termine, è istinto invece se è eh, ritenuto, Nocivo per tutto ciò che può accadere. Intuito e istinto, pensiero e azione, cioè tutto parte dal cervello, che è un'officina, nel vero senso del termine, in cui si producono le azioni che noi dovremmo effettuare, gli scritti che, o le parole che dobbiamo pronunciare o esprimere. Attraverso però una mediazione, perché se non c'è uno spirito positivo che accompagna l'azione del cervello e quella della parola e delle azioni conseguenti, noi avremo delle discrasie, cioè avremo delle, delle differenze che poi vengono a tramutarsi in ciò che noi stiamo assistendo, no? cioè non ci sono punti di riferimento. C'è una confusione enorme nel trattamento relazionale. La Pubblica Amministrazione, indipendentemente dagli attori che vi sono, è in declino perché prevale l'interesse proprio su quello della collettività. Quindi lei sta dicendo, sta facendo un'analisi di quella che è la società oggi. Sì, ma in effetti noi non è che dobbiamo nasconderci di un dito, no? E né e chi parla o chi ascolta può, anche se determinandosi in ciò che riesce ad esprimere e a fare, tu nel tuo lavoro, io nel mio, il tuo praticamente in effetti martellante e che copre a 360 gradi tutto ciò che accade nella nostra società, sia a livello eh, periferico, sia a livello intermedio, sia a livello verticistico. Il problema è che eh, sono tante parole e cose che non vengono accompagnate da veri sentimenti. Ci cioè, manca questo, cioè, secondo me. Cioè, quindi il pensatore non è soltanto chi ha studiato filosofia o chi praticamente ha osservato o attraverso i sentimenti, attraverso i sensi ciò che accade. Il pensatore è la massaia, il fabbro, il contadino, il giornalista, chiunque tenga praticamente a cuore ciò che accade intorno a sé. Perché è il silenzio quello che è il tarlo della nostra società. E anche quando si parla, si parla praticamente sbocconcellando dei pensieri che non riflettono assolutamente, altrimenti poi le azioni. Dovrebbero essere diverse? Quello che uno fa. Perché tu senti dire tante promesse, tante cose, cioè, tanti elogi, tanti... Cioè, eh. Poi in effetti l'uomo si esprime attraverso l'opera che compie, non attraverso le parole, perché noi possiamo edulcorare tutti i discorsi che vogliamo. Però se poi non c'è nella discorsività una sapienza, una cortezza mentale e un servire verso l'alterità, ci sono parole che non sembrano niente. Perché coriandoli? Cioè. Coriandoli perché? Perché in effetti coriandoli è una pianta, in origine una pianta che produce... Dei semi che vengono utilizzati in pasticceria, certo. una volta quando c'erano i matrimoni, si lanciavano coriandoli, e cioè confetti con semi di coriandoli, poi, però, la città si è evoluta e si è cambiato un po'. insomma. Ma coriandoli io ho dato eh, anche un altro senso metaforico, no? quella della carta a pezzettini che viene praticamente data e eh, gettata nel tempo di carnavale. E questo è dovuto a un signore, un certo Mangilli del Cinquecento, il quale prima eh, c'era l'usanza che eh, durante il carnavale venissero lanciate le salsicce, cose eccetera, in onore di Bacco. E c'era pure praticamente non solo la festa di Bacco, anche la morte di Carnevale. Ah. E poi questo ha pensato che fosse più pratico utilizzare dei pezzi di carta sferoidali, colorati, che c'entra con il libro di pensieri. Perché i pensieri sono colorati, c'è il colore dell'amore, il colore dell'invidia, il colore della sapienza, il colore delle virtù, il colore dei vizi. E quindi ho fatto questo accostamento figurativo, appunto legandomi a quella che è la tradizione del coriandolo vero e proprio, però eh, trasfigurandolo in quello che è in effetti io butto sti Coriani. Poi chi ricoglie coglie li coglie, chi li prende le pezze. Non è che io posso avere la presunzione che ciò che io scrivo possa essere accettato, interpretato in un certo modo. Così. Il libro una volta che viene eh, pubblicato non appartiene più all'autore. E quindi da quel momento in poi è il lettore che giudica quello che l'autore ha scritto. E il tempo, ce ne sono parecchi sul tempo, non è che bisogna andare dietro al tempo, col tempo, nel tempo. Nel... Il tempo è quel Signore, quel 40 uomo, che quando vede qualcosa di buono lo conserva. No? La Bibbia, la Divina Commedia, il... lo zibaldone di Leopardi, i promessi sposi dell'Amazone, sono opere immortali no? che reggono nel tempo. Reggono il tempo e, e vanno avanti col tempo. Punto interrogativo: perché? E punto interrogativo, questo qui è l'altro libro, cioè eh, ho fatto questa esperienza eh, di due in uno. È mm. un po' perché c'è il dialetto che, eh, per me, è la via anche attraverso gli indovinelli. No? attraverso i quali in modo antropologico si costruisce quella che è la città. Perché noi ancora, no, Diciamo che siamo avanzati, cose, eccetera, siamo nel 2022, insomma, però Crotone era una città, erano due dimensioni urbane, una dentro le mura e una fuori dalle mura. Guarda dentro le mura vivevano un certo, un certo tipo di vita. E c'era, io ci sono stato in quel periodo, anche se le mura erano state abbattute da un po'. Lì c'era sincerità, c'era praticamente allegria. Se c'era qualcosa, va bene, il vicino si accostava al vicino e dava ciò che occorreva. Se si faceva male, c'era eh, astricatrice, astricatura. E c'era così. Però c'era anche il momento allegro e il punto negativo era uno di questi. Cioè, si, in casa si facevano degli indovinelli, e gli indovinelli, che faranno parte anche della seconda edizione dei Ditti Antichi, quelli inediti, perché, perché eh, cioè, i Ditti il Antichi comprendono detti, proverbi, modo di dire, prefiche, i censitura ti aiuto, figlio, ma eh, e tutte queste cose qua, che poi non hanno origine soltanto popolare, hanno origine pure magno greca, perché se noi leggiamo uh, l'antologia la Palatina, ci accorgiamo praticamente che lì è l'origine delle cose. Quindi i proverbi sono un po' alcuni a doppio senso. Sono state recitate nelle scuole, sono state fatte pure delle gare in diverse scuole di crotone e del secondario. Perché a prima chi sembra che il proverbio sia volgare, ma poi volgare non è, se uno va a vedere un po' in modo recondito. Qual è lo scopo qui? Come dico nella premessa, ancora oggi io mi cimento sempre in generi nuovi e mia moglie mi rimprovera Adriana, mi rimprovera di non aver pubblicato le, le opere in italiano o dei romanzi, non li ho pubblicati e uno c'è stato un editore, non faccio il nome, che è venuto appresso e l'ha letto da Crotone a Roma e mi ha detto guarda che Carmine non tanto pane e nemmeno mortadella ma. Se si potesse dire. Allora, tornando a coriandoli, eh, dobbiamo dire: si, si parla un po' di quella che è la società, ma si mette insieme passato e presente? Ma eh, io ho questa abitudine no? di non mettere una data a nessuna cosa che compongo. No? Quando, per esempio, mi dice: Noi non diciamo l'ora, tu mi inviti a pasta e carne perché. Il tempo è senza tempo. Cioè, quello che io voglio dire è questo. Ci sono dei detti, dei proverbi, dei pensieri che sono universali. Senza tempo e senza spazio. Quindi possono valere oggi come valevano un tempo, o come potranno valere un giorno. Cioè, questo è il pensiero nel vero senso. Perché? Perché l'anima non ha una determinazione temporale. La mente non ha una determinazione va bene, spaziale. Sì, ce l'ha, nel senso che vola con l'immagine, con la fantasia, con la razionalità, con la cosa. La fantasia è una delle componenti che può generare un pensiero. Ma noi quando parliamo, la stessa cosa capita a te. Molte volte capita che noi parliamo con, con forme di sapienza che noi non riconosciamo né mentre le esprimiamo. Questo è quello che. È. In tutto questo c'è da aggiungere che è chiaro che dietro questo libro, questo qua mi riferisco a Coriandoli, e poi dietro Punto Interrogativo, c'è un po' una, dobbiamo dire, una ricerca. Cioè non è fatto a caso, non è... Non no, è... no ma allora, il, il, il discorso della ricerca, non voglio essere presuntuoso, è spontaneo. Cioè le cose non vengono, dice, io quando faccio... Quando tengo un convegno, una cosa, eccetera, studio, studio per giorni, per mesi, a seconda della qualità del, del convegno. Quando pubblico un libro, studio, anche dopo averlo prodotto, perché è necessario avere che uno è come se fosse il primo momento di approccio verso quella tematica. E quindi eh, c'è una presa di coscienza di quello che si vuole far eh, si trasmettere coscienza. agli altri. O di incoscienza oh, che si se vuole se trasmettere se agli se altri. O oh, di incoscienza, perché certe volte c'è la presunzione di voler impartire delle lezioni che nessuno può, può uh, dare, insomma. Perché la, eh, la vita, praticamente, in effetti, eh, con le sue sofferenze, con i suoi patimenti, con le sue esperienze, è una maestra. E noi a volte siamo pessimi alunni, specialmente in questo periodo. Il problema è che, molte volte, si può avere la presunzione di dare delle lezioni, non è così. Assolutamente, perché tutto uh, a volte viene un po' così. E quando c'è qualcosa che non va, la persona che si occupa di valore, di sentimenti, di ricerche, di cose, sente le stesse preoccupazioni che può avvertire per quando capita qualcosa in famiglia. A me questo succede, cioè io praticamente quando vedo delle cose che non vanno a Crotone in Italia eh, e quando ci sono delle, dei, dei fatti veramente esecrabili, è come se fossero capitate alla mia famiglia. Perché, come ti dicevo una volta, io tratto tutti quanti allo stesso modo, non c'è separazione tra i sentimenti esterni e quelli interni. Cioè, se io sento oh, la necessità verso un ragazzo di farlo crescere, non importa se è mio figlio no, o non è mio figlio, è una persona con dei sentimenti che va curata, che va assistita e, e è fatta crescere se uno è, è, ha queste possibilità di dare un aiuto del genere. Quindi dobbiamo dire che la sua volontà è quella di lasciare delle tracce precise di quello che è il percorso che ognuno di noi dovrebbe fare. Sì, le tracce precise, le tracce le lasciano le, le cose che si fanno. E cioè, chiaramente se uno fa delle cose senza senso, in qualsiasi ambiente possa operare, eh, che tracce lascia? non lascia alcuna traccia. Le tracce praticamente sono visibili in base alla visibilità di ciò che si compie. Quindi eh, tra il dire e il fare... No, c'è un oceano, C'è un oceano. Ecco, in questo senso qua eh, voglio dire che chiaramente è, è il tempo poi che è galantuomo sì. e ti fa anche analizzare quella che è la vita, insomma. Sì, no? sì, per sì. ognuno di noi credo che sia importante analizzare la propria vita, capire ciò che c'è di errore, ma cosa c'è anche di buono e quindi fare una sintesi di, che, di quelli che sono gli anni trascorsi. Ma la sintesi, secondo Pitagora, si dovrebbe fare tutti i giorni, la sera e al mattino, la sera con un esame di coscienza di ciò che è accaduto nella vita di ciascuno di noi, la mattina per progettare quello che praticamente uno vuole, perché non sempre... Eh, si riesce a fare tutto ciò che si vuole e non sempre ciò che tu ritieni di positivo eh, poi diventa tale si possono fare gli errori ognuno di noi può fare degli, degli, enormi, degli enormi errori insomma non è che uno nasce così no. nessuno di noi è privo di difetti ognuno di noi ha i propri pregi i propri difetti però eh, bisogna stare attenti ai, ai giudizi perché molte volte siamo molto Uh, frettolosi a dare delle eh, espressioni eh, critiche o più o meno estimative di fronte a una persona. È l'intero arco di una vita che dimostra quello che la vita ha potuto o, o voluto o cercato di esprimere. Quindi è un viaggio, è un percorso anche interiore quello che bisogna fare. Ma soprattutto, perché, perché là il problema è, come dico sempre e come ripeto, non ci dovrebbero essere delle divisioni tra ciò che si ha nel cuore, nel cervello, nell'anima, nella parola e nello scritto. Ed è una cosa quasi impossibile da attuare. Quindi in eh, Coriandoli ci sono dei pensieri scritti proprio per analizzare quella che è la vita. Sì, eh, diciamo c'è eh, questo, cioè come in un altro precedente che è stato il primo, altri tre precedenti a questo. C'è un quaderno di diverso di pensieri che si chiama amore, un quaderno di diverso di pensieri che si chiama vita, un quaderno di diverso di pensieri che si chiama Anima, è scritta a quattro mani con mia figlia Miriam. È lì che ho cominciato, eh, veramente l'occasione eh, diciamo, me l'ha data prima, perché <ride> è lei che ha scritto dei pensieri mm. e ancora continua a farne. A volte tu vedi che su Whatsapp, eh, ci sono dei suoi pensieri. Come la stessa cosa l'altra figlia pure. Cioè diciamo che ho avuto la fortuna di avere in casa eh, persone, compresa mia moglie, che si occupano di arte. Un quaderno diverso di pensieri eh, che si chiama Amore. Questo è il primo? Sì, è il critico, cioè fa parte di un trittico ed è stato scritto molto tempo prima di questo. Dovevano uscire un po' tutte e tre e poi tu sai a Crotone com'è, cioè, non, non è che siamo in ambiente universitari, cose eccetera. Quindi gli altri due sono completi. Dovrebbero essere solo pubblicati? Dovrebbero essere pubblicati, sono nei file. Che riposano, non in pace, ma uh, sono un po' irrequieti. Un quaderno di versi e di pensieri che si chiama amore. Perché amore? È Perché l'amore è la spina dorsale dell'agire umano, sia interiore che esteriore. E sono tutti volti verso l'amore, questi pensieri. E sono nati nell'amore, sono nati dall'amore e sono nati per amore. Lì c'è, eh, non trovo i pensieri diversi da questo nobile sentimento, che a volte, a volte viene degradato, violentato, violato, massacrato, però sono nell'avviso che in ogni anima umana, anche la più perversa, c'è il seme dell'amore. È un pensiero positivo questo. Sì. Sì, sì, ma non, sicuramente c'è qualcosa del genere, tenendo io conto non... che la nostra è una società fragile, una società che è ormai contraddittoria. contraddittoria ecco. Eh, questi semi, eh, mi riferisco intanto all'amore, ma poi abbiamo detto che ci sono altri due libri sì. che dovrebbero essere pubblicati. Eh, eh, questi tre sentimenti sono quei sentimenti che poi fanno di, di... ognuno di noi è, eh, la cornice alla nostra esistenza. È vero, sì. è vero. Cioè, forse sono quei momenti in cui siamo realmente noi stessi. Sì, e dovremmo continuare adesso anche nella vita pratica. Quello è il problema: che non lo siamo. No. E mi rammarico di questo, e né io voglio fare il maestro, perché io non sono diverso dagli altri, pure io ho i miei, i, i miei limiti, no? Perché il fatto stesso, che, eh, in effetti, a volte rivendico determinate cose, vuol dire che io ho un limite, però, quando ci vuoi, ci faccio. I limiti ce li abbiamo tutti, sì, eh, quindi non è che possiamo Bisogna cercare di riconoscerli va bene, e di avere il limite nel limite. Che sarebbe? Che sarebbe quella di accontentarsi di ciò che è la nostra vita. Stamattina io, eh, se cioè diciamo una di queste mattine, non ricordo quale, nel registrare una puntata dei eh, dittili antichi, ho citato un eh, soprannome, coro contento. Era una donna meravigliosa che aveva problemi dalla cima dei capelli fino alla punta degli arti inferiori. Dieci figli, aveva pure la suocera in casa, il marito lavorava a giornata, lei la mandava, faceva la masta, ce l'aveva praticamente in casa tutti i giorni, 4-5 bambini. E qual era la remunerazione? Una provola un licio d'olio, eh, uh, due buste di caffè. Questa era la remunerazione dei, dei genitori e dei bambini. E lei andava avanti. Andava avanti con pazienza, con forza, eh, perché coro contento. Nonostante le malattie, nonostante eh, erano molto puri dei figli, sai? questa era sempre felice, perché sapeva che oltre non poteva desiderare. È cambiato il rapporto genitori-figli? È cambiato perché è cambiato anche quello dei genitori, non solo quello dei figli. C'è una società che non socializza, non c'è più la strada dove si giocava, non c'è più eh, la bambolina, la cosa eccetera. Oggi appena eh, il bambino... Comincia ad avere contezza di sapere utilizzare uno strumento. Ha già un cellulare avanzatissimo in mano. E non è solo questo: perché certe, certe cose vanno guidate, certi film vanno visti insieme, certe lezioni vanno date. Non bisogna essere cattivi con i figli, ma nemmeno molto buoni. Bisogna essere praticamente la dolcezza dell'animo. E la severità nelle parole quando occorre, perché altrimenti si devia il cammino, cioè, succede altro. Insomma, tu nemmeno te ne accorgi. Io una volta, do, quando abitavo in via Nicoletti ci ho assistito a una scena che aveva veramente del qualcosa che non posso descrivere con le parole. C'era cioè, una bambina di sei anni va bene che. Eh, Trattava il pupazzo come se fosse un fidanzato allo stesso modo perché di fronte, poi io ho localizzato, ho, fatto, ho visto in televisione c'era una scena di quel tipo e la bambina era sola in casa e allora, questo succede oggi. Purtroppo il lavoro ti porta ad essere fuori di casa tutto il giorno e quindi non è che abbia tante colpe il genitore. Però non c'è nemmeno la capacità alla rinuncia, la capacità al sacrificio, la capacità a sacrificarsi. C'è gente che ha delle famiglie numerose. E tutto è marciato secondo... Perché? Perché ha dato la linea giusta. Perché ha saputo fare la persona impegnata all'esterno della propria famiglia, ma anche impegnatissima all'interno di essa perché ci sono gli spazi per poterlo fare. Non so, forse dirò cose che non, eh, però... No, 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 assolutamente. Io stavo ascoltando e devo aggiungere che nel tempo, ecco, la nostra società è cambiata tantissimo e sarà anche adesso la causa della pandemia, sarà anche questo, però dobbiamo dire che nel passato... E la presenza dei genitori era una presenza molto autorevole e la presenza attiva. è attiva, no? Sì. E, e quindi si è cresciuti proprio con, da eh, con quella forza che sì. veniva dal, dall'educazione ricevuta. Sì, sì. Quindi, è... E in questi libri, quindi, i pensieri riguardano anche un po' il passato? Sì, come dicevi tu, cioè, il pensiero, eh, lo ripeto, non ha temporalità. Perché sì, si riflette, per esempio c'è qualcuno che riguarda Leni, no? eh, che ti dà una mano e poi con l'altra ti dà due pugni in faccia e continua a dartene. Va bene, questa è attualità e ancora oggi di pugni te ne dà parecchi. E allora io in questo pensiero metto che c'è, eh, in questa opera fallace dell'Eni, c'è il supporto di sindaci consigliere, assessore, imprenditore, siamo praticamente una combriccola che in effetti ha fatto da palo e da spalla a Leni. Nessuna protesta, ci si sono succhiati tutto ciò che c'era da succhiare, senza darci una lira. A Ravenna ci sono state anche delle risorse estrattive di una certa importanza, era, però Ravenna è cresciuta, noi no. Noi siamo rimasti quelli che eravamo. Noi siamo quelli che ospitiamo gli emigranti. Abbiamo un centro, uno un centro tra i più importanti d'Europa. Qual è la risposta che il governo dà per quello che noi stiamo facendo per questa gente? Che bisogna farla, insomma, no? Perché sono praticamente, indipendentemente dal colore della cosa, sono come noi. I nostri padri, i nostri genitori, i nostri nonni sono andati in America a lavorare. E quindi questo. E allora c'è questa situazione... Va bene, che noi diamo tutto perché noi siamo solidali. Quando occorre, e in, in un libro a Parata nostra parlo di questo, cioè quando ci sono momenti difficili, come poi in altre occasioni potremmo raccontare, in cui il cui Crotone è un pugno. Però per altri versi no. Se noi abbiamo un candidato di Vibbe e uno di Crotone, votiamo quello di Vib e non quello di Crotone. Se noi abbiamo qualcuno che è lo specchietto per le lodole, noi praticamente siamo la lodola e quindi facciamo quello che presumiamo di poter ottenere e che non otterremo mai. Noi siamo al termine di culturalmente parlando e devo dire, eh, ho ascoltato con molta attenzione perché in effetti intanto la cultura non è un optional e soprattutto trasmettere un pensiero eh, culturale significa anche far riflettere chi ci ascolta, perché poi il significato di tutto è proprio questo, riflettere sulla propria vita e sul proprio rapporto anche con gli altri, quindi non avere giudizio ma avere nei confronti degli altri un'apertura mentale e culturale. È così? Senz'altro, hai detto la verità. Grazie al professore Daniele Paonessa, vi ricordo il suo libro Coriandoli e poi Punto Interrogativo, la parte la seconda parte, un quaderno di versi di pensieri che si chiama Amore, eh, sono, è il primo di, una, eh, di, tre, libi, eh, di tre libri eh, che ha scritto il professore Paonessa con la figlia Miriam Paonessa. Dobbiamo dire che le copertine sono state disegnate dall'altra figlia? Da Miriam, ma eh. tutto e da Miriam, invece ci sono altri libri come di San Brandano, l'ha illustrato Antonella. Ecco quindi in casa del professore Pones la cultura è, è, è ben radicata. e di casa. <ride> Grazie, amici telespettatori, per averci seguito.